Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima di Gianluca Grignani che è La mia storia tra le dita. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono Re minore, quindi questo è il Do, Re, Fa, La, Re minore, poi c'è il Sol maggiore, andiamo avanti, Sol, Si, Re, poi avremo Do maggiore che tutti conosciamo bene, Do, Mi, Sol, e Fa maggiore, Fa, La, Do. E la canzone fa così. Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Uguale. Almeno resta qui per questa sera. Stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Poi c'è la seconda strofa con gli stessi accordi. Proviamo ad accompagnarla anziché così velocemente, facciamo solo due movimenti più lenti per ogni accordo. È uguale, poi voi fate come più vi piace. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro uguale, no, non credo io. Abbassi gli occhi e dici, noi resteremo sempre buoni amici, ma quali buoni amici maledetti, che un amico lo perdono, mentre a te ti amo, può sembrarti anche banale, ma un istinto naturale. Poi viene il ritornello dove avremo tre accordi nuovi, che saranno il Si bemolle, quindi Si bemolle, Re, Fa. Entriamo più dentro il piano per suonarlo comodamente. Poi avremo il La minore accanto, La, Do, Mi. Ed infine l'ultimo accordo che troveremo sarà il Mi maggiore, quindi Mi, Sol diesis, Si. E fa così. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai. Problemi senza te si chiamano guai, ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu, lasci via di uscita e te ne vai con la mia storia tra le dita. E poi riprende ora che fai come prima, strofa, ritornello, ma la canzone e gli accordi saranno sempre uguali. Bene, come abbiamo visto, anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina in modo che ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata che ho realizzato che spiega come poterlo fare, quindi vi lascerò il link anche di quella in descrizione. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima!